È notizia di poche ore fa che il territorio provinciale di Crotone, nello specifico Ciro Marina e Crotone, si doterà di due elisoccorso notturni. Lei cosa ci dice? Grazie alle interlocuzioni del presidente Sergio Ferrari con il governatore Roberto Occhiuto, che ringrazio per lo sforzo e la visibilità e l'attenzione che pone nei confronti del territorio provinciale e della città di Crotone. Siamo riusciti ad ottenere, nonostante le prime notizie fossero che la provincia di Crotone non avesse ottenuto un elisoccorso notturno, le nuove notizie sono che Ciro Marina rientrerà subito in queste nuove elisoccorsi notturni, mentre la città di Crotone abbiamo avuto ampie rassicurazioni del fatto che sicuramente nel prossimo bando vedrà anche la città di Crotone ottenere un elisoccorso notturno fondamentale per il territorio, per la città di Crotone e per tutto il territorio provinciale. Era una richiesta avanzata ieri anche da qualche consigliere comunale? Sì, 12 consiglieri comunali, vista la notizia uscita sui giornali, si erano preoccupati e quindi avevano chiesto al Presidente del Consiglio di convocare un consiglio straordinario. In merito a questo, in realtà erano giorni che il Presidente Ferrari comunque interloquiva con il Governatore e con il Commissario ASP per cercare di capire se poteva rimodularsi quella situazione prospettata dagli organi di stampa, e fortunatamente siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo. Una sanità a Crotone che ancora deve ricevere molto. Una sanità che ha bisogno di molte attenzioni, che avrebbe avuto un ulteriore, definiamolo, scippo, non ottenendo un elisoccorso notturno. Abbiamo fatto un piccolo passo, è chiaro che bisogna andare avanti in questa direzione per cercare di ottenere il più possibile, per ridare alla sanità crotonese il giusto e degno nota che merita. E a proposito invece di politica, cambiando argomento, qual è la situazione odierna di Forza Italia a Crotone? Forza Italia, a Crotone attualmente abbiamo un commissario cittadino, un commissario provinciale che è l'onorevole Sergio Torromino, e ci sono tre rappresentanti almeno nel territorio comunale, che siamo io, il candidato a sindaco Antonio Manica e la consigliera Alessia Lerosa. Io rappresento anche il capogruppo all'interno del Consiglio Provinciale, nonché vicepresidente come Forza Italia, insieme alla collega Ferrazzo. Si è conclusa la fase di tesseramento, che vedeva il 31 ottobre, la fine di questa fase, e adesso attendiamo notizie da parte del regionale per capire quello che è successo. È prematuro ancora parlare di elezioni amministrative e provinciali, ma come si muoverà secondo lei Forza Italia e il centrodestra? Ad oggi c'è un po' una situazione poco chiara, nel senso non c'è stata alcuna riunione, almeno da parte dei partiti di centrodestra. Per quello che riguarda Forza Italia siamo all'opposizione al governo cittadino e siamo in maggioranza nel governo provinciale, quindi non abbiamo nessuna intenzione di muoverci da queste posizioni, e quindi attendiamo eventualmente, una volta che si definisca la situazione all'interno del partito di Forza Italia, di convocare eventualmente un'interpartitica per capire il proseguo dello scenario politico. Qual è lo stato di salute di questa amministrazione comunale? Oggi ci sono due problematiche molto serie, che sono la situazione Congesi e la situazione Acrea. Acrea, come lei ben sa, ancora fuori il Palazzo Comunale c'è una protesta pacifica da parte dei lavoratori, che non vedono ancora un nuovo contratto verso la società. Noi come consiglieri comunali di Forza Italia e insieme ad altri colleghi di minoranza abbiamo richiesto un consiglio straordinario in merito proprio alla situazione Acrea. Abbiamo attenzionato più volte anche la situazione Congesi. Penso che questi siano due argomenti importanti per capire come andrà avanti questa amministrazione.